c'era un programma famosissimo a metà del Novecento, non so se anni 50, forse anni 60, di un maestro. Non è mai troppo tardi, così ah, si chiamava. Alberto Manzi, beh, esatto. Me lo ricordo purtroppo. Forse in un certo il maestro, sì, Alberto Manzi. Per eccellenza. Ecco, la voce che sentite è quella di Maria Cristina Ripamonti. Ciao Maria. Ciao. Ben trovata. Che probabilmente incarna il titolo e il significato di questo programma. È una storia bellissima questa che andiamo a raccontare, perché Maria Cristina ha iniziato la professione di cantante, e poi sentirete in che modo, o meglio, non solo in che modo ha iniziato, ma sì, il punto in cui, a cui è arrivata. Ma diciamo che la professionalità ho cercato di costruirla negli anni grazie, ecco, al maestro. All'inizio non aprivo neanche bocca, ero talmente, ecco, timida. Sì. Quindi inizia questa professione a 54 anni. Sì. Cantante pop melodico, e quando dicevo prima capirete che cosa significa ascoltandola, perché chiaramente nel pop melodico ci sono tantissimi interpreti, tantissimi cantanti, ma detta anche dal da tuo marito, sì, tu scegli effettivamente i pezzi le cose più difficili che ci sono, perché non ci provo. Eliza Minnelli, sì, Celine Dion, Dion, Barbara Streisand, Mina, cioè, eccetera, insomma. Fiordaliso, tutto. E allora, il discorso che volevamo fare con te, Maria, Maria Cristina, sì, pardon, ovviamente adesso poi andremo a raccontare come sei arrivata a questo, eccetera, eccetera, eccetera. Come ti senti a questa età a doverti confrontare con un'arte che comunque mandi, come dire, che riesci a trasmettere in maniera molto significativa agli altri, e comunque qualcosa che in qualche modo ti senti appartenere, no? Esatto. Addosso. Com'è questo confronto tra te e la musica a questa età? Dunque, chiaramente la passione c'è sempre stata, però ripeto, se non fosse stato per questo incontro fortuito con il maestro Alfredo Totti, non avrei mai trovato il coraggio per farlo. Ovviamente mi confronto in continuazione nella scuola stessa, nel Totti Vocal Studio, con persone di cui potrei essere nonna. Ah, però loro non me lo fanno mai sentire, sono molto carini. E abbiamo fatto musical insieme, in cui ovviamente io recito dei ruoli un po' di nicchia, chiaramente, però mi diverto moltissimo. Per quanto riguarda i concorsi pubblici, chiaramente quando ci si sente dire che l'età massima dei senior, diciamo, comincia dai 15 anni, ci vuole un coraggio da leoni, no? Ma io ho deciso che certe volte, cioè molto spesso, aver vissuto delle emozioni e poi cantarle fa la differenza. Difatti ho avuto delle soddisfazioni proprio da questo. Quando arriva quel tipo di riconoscimento, per me è la è gioia. Il massimo, sì, è il top. Il premio più bello che ci possa essere. È il top. Sì. E allora, tu a 54 anni hai deciso di metterti proprio a studiare canto. Sì, e raccontavi, io all'inizio non aprivo neanche bocca, facevo no, una no, io fatica, ho preso un segnalibro in una cartoleria e dice prova la tua voce. Sono andata vicino casa e il maestro anche si è innamorato della mia voce e mi ha convinto e dice ma facciamo. Io per circa un anno e mezzo non ho aperto bocca. Cioè cantavo solo con lui, ah, cioè, okay, quando c'era qualcun altro sola. No, poi abbiamo cominciato a incidere il primo disco amatorialmente, diciamo, e ho cominciato a prendere confidenza e poi ho cominciato a fare i primi concorsi, prima a Campagnano, poi fino ad arrivare addirittura alla selezione di Sam Pensal con un inedito fra 5.000 persone. Mi sono qualificata fra le prime 12 e quindi per me è stato un bel successo. Concorsi ai quali partecipavano persone, elementi, sì, molto più giovani, certo, di te. C'era la mia categoria dei senior, fortunatamente non dai 15 in poi, però era senza limite di età, dai 40 in poi, diciamo. Ecco, altrimenti mi ricordo il primo saggio quando una mamma mi venne lì molto sollecita e mi disse ma sua figlia cosa canta? Io dissi beh, veramente la figlia qui sono io. La figlia qui sono io. L'imbarazzo fu più della mamma che il mio, devo dire. Maria Cristina, non so se già magari hai provato a farlo, ma non ti piacerebbe magari, che ne so, produrre qualcosa di tuo, magari da interprete, trovare qualcuno che possa, guarda, scriverti io dei pezzi o far pubblicare un album? È arrivato a questo punto? Ma guarda, ho fatto l'inedito, l'esperienza dell'inedito, sì, di Alessandro Naccarato, che mi ha portato successo, nel senso che l'ho esibita a Saint Vincent, una selezione durissima. Ho fatto uno spettacolo tutto mio che ha rotto il ghiaccio al Dimmi di Sì nel lontano 2010, con un'attrice, Giuditta Gambieri, che leggeva dei pezzi letterari e io cantavo a tema. Cioè, voglio dire, ho rotto il ghiaccio in tal senso. Però francamente non è che voglio essere pessimista, però c'è già pochissimo spazio per i giovani, cioè, poi specialmente in Italia si tende un po' a, sì, certamente quello a che dice è vero, i è quello è sì, vero, però è anche vero d'altra parte che
se uno è bravo, no? Sì, ma non basta, ci sono tante persone anche più brave di me che magari rimangono, cioè questo lo so, cioè io... Sei consapevole, sei umile. Io sono consapevole, l'umiltà è sempre la prima cosa. Si percepisce. Sì, assolutamente. Io mi piace esibirmi, non posso dire di no. Mi piace anche competere, ma perché voglio che arrivi l'emozione, non tanto per il piano. Mi piace che arrivi l'emozione. E siccome questo me lo sento dire sempre più spesso, allora... Sei gratificata. Sono gratificata. Hai raggiunto il tuo obiettivo. Però, nello stesso tempo è chiaro che mi sarebbe piaciuto avere qualche anno di meno per poter competere un po' più seriamente. Certo, assolutamente. Ecco, prima che cosa facevi, Maria Cristina? Io ero responsabile delle risorse umane all'ambasciata britannica. Poi siccome ho vissuto a Londra, ho lavorato sempre in ambiente inglese, diciamo. E anche questo era un lavoro che mi gratificava abbastanza. Ma già comunque avevi amore verso la musica? Sempre, il canto. Sempre. Io cantavo dentro la mia stanza, ero una fan di Rita Pavone. Mi mettevo le canzoni attenti al ritmo, le interrompevo, le continuavo per vedere se poi riprendevo il posto giusto. Cioè, ho sempre amato cantare e strimpellavo anche un po' la chitarra, però poi sono cose che ho messo da parte perché purtroppo sono un po' perfezionista, cioè mi piace fare le cose bene oppure per niente, e questo lo devo al maestro Totti che mi ha detto vabbè piano piano, e difatti sono migliorata, cioè, con lui. Sì. Complimenti Maria Cristina, questa secondo me è una storia che comunque al di là del fatto che ti ha portato ad avere comunque una grande soddisfazione personale è di insegnamento magari a tante persone che ci stanno ascoltando, infatti. Che magari hanno sempre avuto, hanno sempre portato in questo famoso cassetto, hanno sempre tenuto nel cassetto magari il sogno di, non so, portare avanti e far conoscere al mondo, comunque agli altri, le proprie passioni. Passioni magari accompagnano da una vita, no? Certo. Che magari siano anche intraprese in età giovanile, ma poi per lavoro, lasciato vita, perdere, famiglia, certo. sono rimaste là. Per e me, magari scusa, sì. Poi si arriva a una certa età, si riprendono, però ci si dice sì, ma sì. Dove vuoi che vada? No, io invece ho cominciato, diciamo, vergine, diciamo che sì. Il corpo per me a questo punto è un contenitore. Quando canto esce come se uscisse la mia bimba, una bimba da me. Cioè, non so. Fantastico. Sì. E allora, Maria Cristina, adesso andiamo a ascoltare il pezzo che ci hai portato. Ce lo presenti? Sì, è un pezzo in realtà maschile, perché sì. Come sfida, a me piace, ma non è solo per sfida, è un pezzo che mi ha sempre incantato, come, non solo a me, francamente, sì. Di Lloyd Webb, Il fantasma dell'opera, Music of the Night. Perfetto. Che ho cantato recentemente. Benissimo, e allora adesso siamo tutti curiosi di andare a sentire la voce di Maria Cristina Ripamonti, perciò rimanete sintonizzati su Radio Radio By Night Roma. Io intanto ringrazio veramente Maria Cristina Ripamonti e perché no, ci rivedremo spero presto per magari ad ascoltare qualche altro tuo brano. Chissà, grazie. Magari verrai qui con un album tutto tuo. Wishful thinking. Maria Cristina Ripamonti sì. Su Radio Radio, grazie. Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon thy defenses. Night unfurls this splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold, unfeeling land. And listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar.
music shall caress you. Hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind. In this darkness that you know you cannot find, the darkness or the music or the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the world you knew before. Let your soul take you where you long to be. Only then can you belong to me. Intoxication, touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write, the power of the music of the night.